Ciao belli, Tu ancora non ci credi, benvenuti in vero? una nuova avventura. Non ci riesco. Tu pensi che sia stupido? Io penso che ami talmente tanto tuo padre da non poter tollerare che qualcuno gli faccia del male. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Lao Fei è di mia madre. Vorrei che non fosse vuota, ma io so che significa perdere un genitore, perderli entrambi. Tua madre non c'è più, ma tuo padre. Tu hai ancora tempo per dirgli addio. Lo so cosa vuoi dire. E lo apprezzo. Davvero. Però non lo so. Dovremmo essere più che delle storie la cui fine è già scritta. Che ne sarà di te ora? Non lo so. Come ho detto, quando te ne sarai andato, il mio ruolo sarà finito. Perciò, rimani quanto vuoi. Il ruolo che vuoi avere dipende da te. E tu che farai? Non ne ho idea. Ma non posso lasciare che mio padre muoia. Devo tornare a casa. Va bene. Ah. Qui le stelle sono diverse. No. Sei tu che lo sei. Noi ci rivedremo. Certo. Ok, ora chiudi gli occhi e stringila bene. Cerca di non perderla. Casa. Pensaci. Ripetilo. Casa. 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 Così. L'altra casa.
L'altra casa, l'altra casa. Devo tornare da Sindri e scoprire come salvare mio padre. E devo provare a tenere segreti il Bosco di Ferro e Angerboda. In cosa mi sono cacciato? Che cosa pensavi di fare? Io volevo andare da Fenrir. Per due giorni? Io... Smettila di dire bugie! Perché sei venuto qui? Da solo? Cerchi la morte? Non più di te. Perché allora? Perché? Che cosa c'è che mi nascondi? Io ho sempre cercato di starti accanto. Di seguirti in tutto quello che fai. Lo fai senza convinzione. Però ti seguo comunque. Perché l'importante è che tu sia al sicuro. Non è solo questo l'importante. Chi tiene te al sicuro? Io non ho bisogno della tua protezione. Ne sei davvero certo? E tu che ne sai? Non ne posso parlare. Ma tu devi fidarti di me. Tu hai dei segreti, ma io mi fido. Non è la stessa cosa. Perché no? Mi hai nascosto delle cose. E anche mia madre. Avevate buone ragioni. E anche io. Perché tu non puoi... Dopo. Penso che l'abbiamo mai incontrata. Come lo sai? È corporea, ma diversa. Sembra che il bastardo se l'abbia fatto. Non vogliamo farti del male. Possiamo parlarne? Non sembra abbia voglia di parlare. Dur Atras! Possiamo batterlo!
Abbiamo già sconfitto una valchiria. Lo rifaremo. Non perde tempo, eh? No! Padre! Stai bene? Concentrati sul nemico, non su di me! Sì, signore! Mi è mancato poco! Veleno! Non toccatelo! Ti prego, fermati! Non siamo noi i cattivi qui! Possiamo liberarti! Penso sia libera abbastanza. Ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile. No! Atreus! Non puoi farlo, fermati! Placa la mente! Controllala! La nostra amica. Atreus. Atreus. Sei ferito. Forse, per il momento, tu mi sarai più utile. Sul serio? Mi dirai la verità quando ritornerò. Ora devo sistemare le cose. Ce lo portiamo noi. Oh, Altezza, è un piacere rivederti. Brodnefer. Non perdetelo di vista. Lo hai sentito, tesorino? Andiamo, datti una mossa. Cosa vuoi? Non voglio essere vincolata a questo regno. Andiamo a Vanheim. Allora, siamo rimasti solo noi. Oh. Un passaggio mistico verso Vanheim in arrivo.
Se sei ancora vincolata, come viaggi? Ho creato una protezione che mi permette di entrare nel regno. Dovrebbe resistere finché non trovo ciò che cerco. Cosa sarebbe? La fonte della magia che mi vincola a Midgard. La troveremo e la distruggeremo. Ti aiuterò, ma questo non cambia ciò che ho fatto. Lo so, infatti potrei anche ucciderti quando avremo finito. Non andrete da nessuna parte senza questo. Ah! Dove sareste voi altri senza di me? Sento il richiamo della maledizione. La fonte è più avanti. Di qua. Oh no. Qualcosa non va. L'incantesimo mi sta sfuggendo. Bene, ti presento il Fimbulwinter. Non capisci, verrò strappata via dal regno. Cosa facciamo? Qualcosa che volevo evitare. Pare non abbia Falchi! Andiamo. Hai sempre saputo come aggirare la maledizione di Odino? No. L'ho capito solo con il viaggio tra i regni. E risolve molto poco. Questa forma è molto limitante. Ehi, che ne dici di un indovinello per distrarti un po'? Io non... Cos'è che salta senza gambe? Facile, una palla. Devi farli più difficili, Brock. Aspetta e vedrai, cervellone. Cazzo! Guarda dove vai. Le piante con questa umidità sono molto più aggressive. Sia dell'altro bottino. Sempre se vuoi esplodere. Ehi, spinteri! Avanti! Dietro, attento! Sentite! Avete commesso l'ultimo sbaglio della vostra vita! Andiamo! Vieni! In arrivo, da dietro! Dietro di te! Tornare qui mi riporta alla mente il tuo matrimonio. Gente tutta elegante e carni pregiate. Ma ricordo anche quella scena pietosa di tuo fratello. Perché continui a parlare di lui? Mio fratello non deve interessarti. Hai capito? Oh, capisco benissimo. Hey! Più avanziamo, più le piante diventano pericolose. Spero tu sia pronto, nano. Dipende dall'arma e dall'uomo. Che cosa hai trovato? Sembra prezioso. Questo fiume un tempo brulicava di barche e di persone giunte da altri villaggi. Non l'ho mai visto così vuoto. Che cos'è? Non ora, abbiamo compagnia. È uno di quei bastardi pelosi. Un altro che si unisce alla festa! Forza! Mostrami che sai fare!
Che brutto colpo, stai bene, fratello? Sono qui! A sinistra! Per ora non è utilizzabile, a quanto pare. Aspetta! Se vuoi tenerti dentro le budella. Via libera, amico. La gente non ama ricevere visite? Non saprei. Questa ormai non è più la mia gente. Forza! Sei felice che io sia qui a salvarti? Oh! Merda! Mano! Dovremmo andare a prenderlo. Tieniti pronto. Sta zitto! Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Il Guercio ha mandato un dio a fare il suo sporco lavoro? Thor è impegnato? Noi non serviamo Odino. No? Avete scelto un postaccio per fare un giro. Dico bene? Andiamo. Non serve essere minaccioso, fratello. Oh, conosco quella voce. Sai cosa? Ti taglierei la testa. Ma mi hanno battuto sul tempo. Già, sei un osservatore, fratello. No, tu non sei mio fratello. Hai venduto mia sorella a quel... bastardo. In cambio della pace. Oh, dici davvero? Quale pace? Hm? E dov'è mia sorella? In qualche antro di Asgard? Almeno è viva? Rispondimi! Allora scorrerà il sangue. Basta! Che succede? Come mai parli con la sua voce? Sono io, Yngwie. Non c'è tempo di spiegare, perciò ascolta. Questi uomini sono al mio servizio. Io voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. È troppo tardi. Non puoi disfare ciò che è fatto. Posso, e lo farò. Ora lasciali passare. E così siete con mia sorella. Ah. E chi non lo è? Liberalo.
Perché lasciarmi lì come un salame, brutta stregaccia? E pianta la Blaber! Vieni! Beh, ho trovato chi stavo cercando. Rimarrò a fare due chiacchiere. Oh, ma davvero? Fai come vuoi. Fratello, se non ti dispiace, farei due parole con Lord Freyr. Scusa se siamo partiti col piede sbagliato, straniero. Da queste parti bazzicano solo Aesir. Non capitano spesso facce amiche. Quella... quella è una faccia amica, vero? Si chiama Kratos, direi di no. Gli Aesir sono a Vanheim? Ci occupano ormai da... ho perso il conto. Qual è il piano? Ci sto ancora lavorando. Fratello, penso di poter dare una mano. Se posso dare un consiglio. Lo accetto volentieri. La tua missione andrà molto meglio senza di me. Torna qui quando avrai finito. Ehi, Kratos. Finché lavori per mia sorella, attento a non combinare casini. Il perdono non è il suo forte. Un po' tardi per quello, temo. Va bene, vediamo cosa abbiamo qui. Raccontami del tuo esercito. Ce l'hai davanti? No? Contro l'esercito di... Ora che non ci sono più distrazioni... Se mi ascolti ho qualcosa da dire. Parla pure. Questa rabbia verso tuo fratello, la conosco bene. Hai un fratello? Si chiamava Deimos. Quando eravamo piccoli, fu rapito da due dei ossessionati dalle profezie. Era raro uscire vivi dagli dei della mia terra. Quindi quando scoprì che era sopravvissuto, ormai era troppo tardi per il perdono. La sua rabbia si riversò su di me. Ma io non smisi mai di volergli bene. Credi che la mia rabbia sia irrazionale? Conosci Freyr da qualche istante e stai già dalla sua parte. Non sono dalla sua... No, stai solo esprimendo dei giudizi su un argomento che non conosci affatto. Un antico! Ugh!
possibile sia stato così difficile ucciderti. So cosa cerchi di fare. Vuoi farmi commuovere nella speranza che ti lasci vivere? Cerco solo di aiutarti. Non si devono ripetere gli sbagli del passato. Non ho bisogno di sentire i tuoi sbagli. Ne ho fatti abbastanza da sola, grazie. Siete tutti così ansiosi di darmi consigli. Come se mi conosceste o sapeste di cosa ho bisogno. La più grande perdita della mia vita la devo a te. Mi hai salvato quando ti avevo detto di non farlo. Ma era la mia famiglia, problemi miei. So che Baldur non era perfetto, ma era mio. Lo so. Lo sai. Pensi di poter anche solo immaginare il dolore di perdere un figlio? Sì, credo di sì. Ne avevi un altro, prima di Atreus. Si chiamava Calliope. Calliope. Cosa accadde? Fu molto tempo fa. Non importa. Non avrei dovuto chiedere. Se si proteggono con lo scudo. Oh!
Dobbiamo raggiungere quella torre di guardia. Dobbiamo attraversare la valle, di qua. Io conosco la storia di tuo figlio. Tu devi conoscere quella di mia figlia. Ho distrutto un villaggio per un dio crudele e falso. Non sapevo che mia moglie e mia figlia fossero lì finché non ho visto il loro sangue sulle mie mani. Così giurai vendetta. Non posso immaginare. Le ho vendicate mille volte e ho ridotto l'Olimpo in cenere. Eppure, il rimorso è rimasto. Forse mi ucciderai, Freya. Ma ciò non ti porterà alcuna pace. Forse non cerco la pace. Ti ho incontrato spesso. Perché non hai voluto combattere? E sarei uscito comunque sconfitto. Che vuoi dire? Non ho mai voluto farti del male, Freya. Tu ci hai aiutato. Hai salvato Atreus quando stava male. Non volevo morire, né tantomeno vivere sapendo di averti uccisa. Capisco.